Tredicesima lezione del corso base. Cominciamo con l'introduzione al libro dei numeri. L'autore è sempre Mosè. Il titolo numeri viene dalla versione dei 70. Il titolo originale è Bamidbar, che vuol dire nel deserto. La parola chiave di numeri è disubbidienza. Disubbidienza a causa della mancanza di fede. Questa prima pagina ve la metto poi sul blog in modo che possiate scaricarla. Quindi parola chiave disubbidienza a causa della mancanza di fede. Concetto centrale. Solo la fede può far progredire. Riferimento a Ebrei 3:19. Se non c'è fede, non si avanza di un passo. Forse si cammina, ma si rimane sempre nello stesso posto, proprio come a militare, no? Quando si segnava il passo. Si cammina così, ma si resta sempre nello stesso posto, non si va avanti. Se non c'è fede, magari grandi sforzi, grandi iniziative, grande tecnica, grandi mezzi, ma se non c'è fede non si avanza nel campo spirituale. È la fede che fa avanzare. E in disubbidienza, in numeri vediamo proprio questo, la disubbidienza, la mancanza di fede che quindi porta alla disubbidienza. La struttura è molto semplice, preparativi per la partenza dal Sinai, poi il viaggio e preparativi per l'arrivo in Canaan. Questo lo scaricate nella pagina che vi metto sul blog. Troverete anche note sul testo, i termini caratteristici sono mormorare, piagnucolare, parlare contro qualcuno, mormorare, ricordate il famoso motto di Gianluca Artini, non mormorare, servi. Qui i numeri invece è il libro del mormorare, continuiamo a dire ma non mi piace perché qui, perché là era meglio prima, eccetera, eccetera. Mormorare. La nota principale ci fa capire con un confronto fra numeri e Giosuè, come sta la situazione? In numeri noi vediamo l'incredulità che porta alla disubbidienza. La disubbidienza nel campo della incredulità, mancanza di fede, mentre in Giosuè vedremo l'ubbidienza nel campo della fede. Quindi in numeri la disubbidienza nella incredulità e in Giosuè l'ubbidienza nella fede. Quindi quando leggeremo Giosuè vedremo uno sviluppo importante. In numeri ci sono nove figure di Cristo: la nuvola, la manna, Mosè che intercede, la verga d'Aronne, la giovenca rossa, l'acqua dalla roccia, il serpente di rame e l'astro che sorge da Giacobbe. Vi manderò anche questa pagina, così facciamo, avete tutti i riferimenti biblici. Nota numero 3. Il popolo mormorava continuamente. Vediamo degli esempi. Vuole la carne, Maria che mormora contro Mosè, dopo il rapporto degli esploratori, no, non è possibile, basta, troppo forte, poi la rivolta di Core, poi mormorano perché manca l'acqua, il popolo è impaziente. Insomma, un mormorio continuo, e qui vedete i riferimenti biblici. E viene in mente, capitolo 14, versetto 11, fino a quando mi disprezzerà questo popolo? Fino a quando non avranno fede in me dopo tutti i miracoli che ho fatto in mezzo a loro? È un versetto molto importante, che vale anche per noi oggi. Fino a quando mi disprezzerà questo popolo? Fino a quando non avranno fede in me dopo tutti i miracoli che ho fatto in mezzo a loro? Dio fa continuamente miracoli per noi e noi lo disprezziamo. Non ci ricordiamo dei miracoli, non ne teniamo conto, non siamo grati a Lui. Non capiamo che se l'ha fatto una volta può farlo un'altra volta. Non capiamo che Lui si prende cura di noi. E tutti i miracoli che ha fatto sono una garanzia per che ne farà ancora nel futuro, non ci abbandonerà mai. Fino
fino a quando mi disprezzerà questo popolo? Fino a quando non avranno fede in me dopo tutti i miracoli che ho fatto in mezzo a loro? E quindi poi ci sono altre note interessanti su alcune obiezioni. E poi è interessante la nota numero 5. Il più antico manoscritto dell'Antico Testamento è conosciuto come le lamine d'argento. Risale al VII secolo a.C. ed è proprio un brano di Numeri. Numeri 6 da 24 a 26, la famosa benedizione sacerdotale. L'Eterno ti benedica, ti guardi, l'Eterno volga verso di te, il suo volto ti sia propizio, l'Eterno faccia risplendere. Questa benedizione di Numeri 6 da 24 a 26 è contenuta in una lamina d'argento che era arrotolata e messa dentro un contenitore. Adesso è srotolata. Ed è il più antico documento che abbiamo dell'Antico Testamento, ed è proprio, riguarda proprio il libro dei numeri. Le prime due pagine ve le metto quindi, poi vedremo altre cose in seguito su numeri. Prima facciamo delle introduzioni essenziali per capire bene la lettura. Parola chiave, in questo caso era disubbidienza, concetto centrale, senza fede non si avanza mai nel campo spirituale, così via. Così quando leggiamo numeri applichiamo queste cose centrali, che ripeto vi metterò nel blog, potrete scaricare queste pagine così avete tutti i riferimenti biblici. Adesso devo chiarire una cosa riguardo al versetto di ieri. Il versetto di ieri era 1 Giovanni 2, 1, 1, 2, 9, mi sembra, andiamo a vedere bene. 1 Giovanni, no, 1, 9, 1 Giovanni 1, 9. Se confessiamo i nostri peccati, noi abbiamo un avvocato. Aspettate, devo vedere 1 Giovanni 1,9. Giovanni 1,9. Se confessiamo i nostri peccati, egli è fedele e giusto da rimetterci i peccati e purificarci da ogni iniquità. Devo chiarire una cosa, perché in 1 Giovanni c'è scritto: i figli di Dio non peccano. Però dice, se confessiamo i nostri peccati, dice qui, ci rimette i peccati e ci purifica da ogni iniquità. Ma in altre parti dice, i figli di Dio non peccano. E come si risolve questa cosa? I figli di Dio peccano o non peccano? Il problema è che quando si dice che il figlio di Dio non pecca, c'è un diverso tempo nella originale. Quando Dio dice che chi è figlio di Dio non pecca, usa il presente. Quando invece dice se qualcuno ha peccato, usa l'aoristo, che sono due tempi del greco, della lingua originale. L'aoristo indica una situazione in cui succede qualcosa, situazione momentanea, e la traduzione dovrebbe essere: se capita di peccare, se succede, se si commette un peccato, allora abbiamo un avvocato che ci perdona tutte le iniquità. Quando invece c'è scritto il figlio di Dio non pecca, non può peccare, c'è il presente, che indica invece un'azione continuativa, che non è finita. Quindi dovrebbe essere tradotto: chi dimora, chi è figlio di Dio, non dimora nel peccato, non può dimorare nel peccato. Quindi un peccato continuativo non è possibile. Se uno dimora nel peccato, per esempio nell'adulterio, lo sa e continua a dimorare in questo peccato, non è un figlio di Dio, dice Primo Giovanni, perché il figlio di Dio non può dimorare nel peccato. Ma se invece capita di peccare, mi capita di peccare, allora mi pento, dico cosa ho fatto? Chiedo perdono, Dio mi perdona, mi impegno a non peccare più. Poi magari ci ricasco, ma di nuovo è una cosa che succede senza la mia volontà, la mia scelta, la mia decisione. Io non posso decidere di peccare, capita di peccare, ma non posso dimorare coscientemente nel peccato. Se capita di peccare, poi me ne rendo conto. Non so, vado a 80 all'ora dove c'è 50, ma perché stavo parlando, ho schiacciato l'acceleratore, poi me ne rendo conto, dico, Signore, perdonami, e torno a 50 all'ora. E
e mi impegno a non farlo più. Per esempio, capita di peccare, capita di arrabbiarsi, allora ci pentiamo, ci impegniamo a non commettere più questo peccato, chiediamo perdono e Dio ci perdona. Ma dimorare nel peccato non è possibile. Questo è chiaro dai verbi del testo originale. L'aoristo, quando se pecchiamo, se qualcuno ha peccato, noi abbiamo un avvocato presso il Padre. Se confessiamo i nostri peccati, allora qui si tratta di un peccato occasionale, di un peccato che capita. Mentre invece quando dice il figlio di Dio non pecca, non può peccare, allora vuol dire dimorare nel peccato, c'è il tempo presente. Non può dimorare nel peccato. Quindi è molto chiaro nel testo originale, andrebbe anche tradotto meglio perché sennò non si capisce bene, ma comunque adesso lo sappiamo, il significato è quello. Il figlio di Dio non può dimorare nel peccato coscientemente, perché vuol dire che allora lo Spirito Santo non c'è, lo Spirito Santo non ci può dire vivi nel peccato, dimora nel peccato. Ma possiamo contristare lo Spirito Santo quando capita un peccato, ma allora chiediamo perdono, ci pentiamo. Riceviamo il perdono e ci impegniamo a non commettere più questo peccato. È chiara questa distinzione. Versetto di oggi, invece, bisogna sempre fare il cartoncino e studiarlo a memoria, insieme a tutti gli altri, bisogna ripassare anche tutti gli altri. Versetto di oggi è Lamentazioni 3, 22 e 23. Lamentazioni 3, 22, 23. È una grazia dell'Eterno che non siamo stati interamente distrutti, perché le sue compassioni non sono esaurite, si rinnovano ogni mattina. Grande è la tua fedeltà. Lamentazioni 3, 22, 23. Fate il cartoncino, da una parte il versetto scritto, dall'altra la citazione, Lamentazioni 3, 22, 23, e studiate la memoria, ripassate tutti gli altri, perché prima o poi faremo un piccolo esame sui versetti, ricordateli tutti a memoria, è un patrimonio fondamentale per la nostra vita cristiana, per il nostro cammino in questo mondo. Avere nel cuore, dentro di noi, dei versetti imparati a memoria importanti, basilari, con le verità fondamentali. Anche qui ogni mattina noi possiamo pensare di aver commesso dei peccati, di essere stati infedeli, di non essere stati come Dio avrebbe voluto, ma la sua fedeltà è grande e la sua compassione si rinnova ogni mattina, la sua grazia si rinnova ogni mattina. Ogni mattina ci mettiamo a pregare e ogni mattina pensiamo a Dio come un Dio d'amore, un Dio di grazia che ci perdona. E iniziamo una nuova giornata sotto il suo sguardo e con il suo amore. È molto importante iniziare la giornata con la preghiera. La preghiera e la lettura della Bibbia, prima di ogni cosa, anche se dobbiamo alzarci presto, alziamoci prima comunque, almeno un quarto d'ora e stiamo con il Signore. Leggiamo qualcosa dalla sua scrittura con un piano di lettura e poi preghiamo per questa giornata che abbiamo davanti. Ogni mattina è molto importante questo momento di preghiera e di lettura della Bibbia per una vita cristiana equilibrata. Bene, allora questa è la 13ª lezione. Alla prossima.